Ecco le nuove Oppo Enco Air 2. A un primo sguardo è facile magari scambiarle anche per le iPods, tuttavia costano molto di meno. Infatti, loro vengono lanciate sul mercato con un prezzo inferiore ai 100 euro. Un prezzo che sarà sicuramente molto allettante per tante persone, visto che ormai tutte le case produttrici di smartphone continuano a levare le cuffie cablate all'interno delle proprie confezioni e sempre più dispositivi, appunto, non hanno neanche più il jack da 3,5 mm. Quindi le cuffiette Bluetooth stanno prendendo sempre più piede sul mercato. Inoltre, le Oppo Enco Air 2 sembrano anche molto interessanti sulla carta, infatti, sono ricche di funzionalità nonostante il prezzo accessibile a tutti. Ma scopriremo queste funzionalità e tanto altro subito dopo la sigla. Ciao amici di Tecnoandroid, io sono Stefano e bentornati in una nuova video recensione. Iniziamo parlando del design dei materiali e quella che è la custodia delle nuove Oppo Enco Air 2. Come tanti prodotti di questo genere si ispirano alle iPods di Apple, tuttavia c'è da dire effettivamente che è difficile essere originali per quanto riguarda la custodia. Beh, Oppo ci ha voluto provare rendendo lo sportellino superiore opaco, trasparente, infatti come potete vedere si intravedono già le cuffiette al suo interno. Onestamente a me non piace molto questa parte trasparente, ma attenzione, è un parere puramente soggettivo, c'è da fare merito comunque perché, ripeto, almeno si differenzia dalla massa e rendono più iconiche, diciamo, le Oppo Enco Air 2. Per il resto, rimanendo sempre sulla custodia, peccato che la parte inferiore non sia un po' piatta in modo tale da poter tenere il dispositivo, la custodia stessa, anche in piedi una volta posizionato. Questa è l'unica pecca a mio avviso. Mentre sulla parte inferiore, quindi di sotto, troviamo la Type-C per andare a ricaricare la custodia e quindi anche le cuffiette. Andando a parlare proprio di loro delle cuffiette, la prima cosa che notate a tenerle in mano è il loro peso, perché sono estremamente leggere, veramente entrambe, neanche, cioè se io chiudo gli occhi o non guardo la mano, vi dimenticate di averle perché sono leggerissime, mi sembra circa 3,5 grammi l'una. E apro una piccola parentesi per quanto riguarda la vestibilità. Io sono un amante delle cuffie on-ear, sono anzi over-ear proprio, sono onesto. Le true wireless stereo non mi sono mai piaciute tanto, le cuffiette in-ear e così via, perché mi danno fastidio all'interno del condotto uditivo, poi è difficile che siano veramente salde, quindi io non sono un amante, di nuovo anche qua una cosa soggettiva. Tuttavia, a maggior ragione, dopo aver provato loro, vi posso dire che sono veramente confortevoli. E ve lo dice appunto uno che non è amante di questo tipo di prodotto. Non so se è merito del materiale o del design, ma ripeto, sono confortevoli e le sento anche abbastanza salde. Secondo me non esistono cuffiette del genere che sono perfettamente salde all'interno del lobo uditivo, insomma, se andate a fare pure una piccola corsetta, eccetera, eccetera, ogni tanto sarete lì a sistemarvele. Beh, ripeto, loro invece mi hanno veramente sorpreso. Comode, leggere, vestono bene e sono abbastanza salde. Prima di arrivare a parlare delle prestazioni, vediamo l'app eMelody, tramite la quale appunto potete collegare le vostre cuffiette allo smartphone. Tra parentesi, l'app è disponibile sia per Android che per iOS, noi l'abbiamo provato solo per Android e per lo più io ho l'Oppo Find X3 Pro, quindi anche uno smartphone della stessa casa, e quindi abbiamo anche una funzionalità in più che vediamo fra poco. Ci troviamo all'interno dell'app eMelody e con le mie Oppo Enco Air 2. Da qua possiamo visualizzare lo stato di ricarica di tutte e due le cuffiette sinistra e destra, andare a modificare effetti sonori tra audio originale, bass boost e voce chiara. Poi ci sono i comandi degli auricolari, dove qua possiamo andare a modificare innanzitutto di default sia il sinistro che il destro. Con il doppio tocco sull'auricolare possiamo andare avanti col brano. Invece, se facciamo 3 volte il tocco, possiamo andare a selezionare qual è la scelta fra assistente vocale e modalità di gioco. Questo lo possiamo andare a fare sia sull'auricolare sinistro, ma anche su quello destro, come potete vedere. E inoltre, se teniamo premuto, possiamo aumentare il volume con quello destro, come potete vedere, altrimenti con quello sinistro, di nuovo, se teniamo premuto, possiamo
abbassare il volume. Quindi questi sono, diciamo, i comandi che possiamo fare tramite il tocco sulle cuffiette. In più, come vi dicevo poco fa, per chi è possessore di uno smartphone Oppo c'è una funzionalità in più che è quella dell'assistenza per scattare le foto, ovvero quando voi tenete la fotocamera aperta, se andate a fare il doppio tocco sull'auricolare andrete a scattare direttamente la foto. Poi vabbè, c'è una guida rapida e l'aggiornamento del firmware. Poi in basso, da qua vediamo già la tecnologia Dolby Atmos presente sulle Oppo Enco Air 2. Qui possiamo andare a modificare il profilo o sull'ambiente, come vedete c'è interno in movimento, pendolarismo e volo, oppure nello specifico scenario, quindi se stiamo riproducendo un film intelligente che appunto in base al contenuto che stiamo riproducendo si adegua automaticamente la modalità gioco e musica. Dunque, l'app non è ricca di funzionalità, ma troviamo tutto il necessario per quello che ci serve effettivamente su delle cuffiette. E ho trovato molto comoda appunto le gesture tramite il tocco singolo, doppio o triplo, oppure se tenete il tocco prolungato per andare a modificare il volume. Insomma, come avete potuto vedere, è molto semplice, intuitivo e settabile tramite l'app. Andando a parlare invece un po' più di numeri, le Oppo Enco Air 2 sono dotate di ampi driver da 13,4 mm e l'uscita audio infatti è forte. Gli auricolari supportano i codec Bluetooth standard AAC e SBC e otteniamo un raggio di connettività di circa 10 metri. Essendo delle cuffiette economiche, beh, l'audio è sorprendentemente pulito con una buona quantità di bassi. Abbiamo testato gli auricolari con la modalità audio originale che abbiamo visto prima tramite l'app e le alte frequenze erano veramente nitide. Tuttavia, come ci si aspetterebbe, le frequenze medie e basse hanno vacillato un pochino, ma l'uscita sonora complessiva è stata sempre buona per questo prezzo. Per quanto riguarda invece la modalità di gioco, beh, lì posso dire che non ho notato nessuna latenza e per il resto, come abbiamo già detto, il suono era bello chiaro e pulito, cosa che invece non posso dire per quanto riguarda la riproduzione di contenuti audiovisivi su YouTube. Ogni tanto la latenza si è fatta sentire perché l'audio non andava sempre in sync con il video. Abbiamo anche il filtro per la riduzione del rumore e sembra che funziona bene perché tutte le chiamate che ho effettuato tramite le Oppo Enco Air 2 nessuno si è lamentato e mi hanno detto che comunque la mia voce era sempre chiara e pulita anche se mi trovavo o in stanza con altri coinquilini o per strada. E d'altro canto anche io ho sentito sempre la voce durante le chiamate chiara dall'altra parte. Per quanto riguarda l'autonomia, Oppo dichiara 24 ore se si va a utilizzare la custodia di ricarica. Noi 24 ore di uso continuo non abbiamo potuto farle, però andando a usarle circa per 3-4 ore di media al giorno con chiamate, riproduzione di serie TV o comunque contenuti audiovisivi e anche giocando allo smartphone, beh, vi fa tranquillamente i 3-4 giorni di utilizzo. Prima vi ho detto che sulla parte inferiore troviamo la Type-C per poterla andare a ricaricare, peccato che all'interno della confezione non viene dato nessun cavo. Dunque, quello che rimane da dire delle Oppo Enco Air 2 è il prezzo. Un prezzo di lancio che dovrà essere di 120 euro circa, tuttavia Oppo ha messo queste cuffiette sul proprio sito, ma le potete trovare anche su Amazon, a un prezzo di 70 euro che ancora continua ad esserci, quindi chissà se in futuro decideranno di rialzare il prezzo o no, ma io quello che vi posso dire è che per 70 euro è veramente un prodotto molto molto interessante. Come al solito vi ricordo che qua sotto in bio del video vi lasciamo i link per poterle andare ad acquistare, non solo loro ma anche i link a tutta l'attrezzatura che noi usiamo nei nostri video. E come al solito, se avete dubbi, domande, curiosità o perplessità, fatecele sapere qua sotto nei commenti e noi ci vediamo con la prossima video recensione.